Via? Da Tiene. Da dove vuoi? Siamo partiti, Ah, sì. buono. Buonasera. 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 Buonasera, ragazzi. Buonasera. Curiamo Luke dal sito olimpico Sestriere. Ci occupiamo appunto di questa immagine che darà poi in televisione. Sapete, ma ci sono le Olimpiadi. E noi ci lavoriamo appunto. Ma questo lavoro principalmente è una mezza stronzata, perché pensavamo di venire a fare un sacco di lavoro, forse come siamo abituati noi a fare, e invece siamo venuti qui a perdere un sacco di tempo e fare qualche ora di lavoro al giorno, ecco. Non stiamo facendo niente, giusto? Stiamo guadagnando soldi a spese dei contribuenti italiani. Attaccare due laccetti, qualche poster, quattro sciocchezze. Perdita di tempo soprattutto. E per lavoro. Ed è tutto. Però è sempre nell'ambito legale. Bah, cosa faccio? Quello che devo fare, quello che mi chiedono di fare, lo faccio. Beh, ci sto a fare qua perché ho un'organizzazione, mi è stato chiesto di trovare delle persone, di fare questa esperienza, chiaramente anche sotto, dietro, diciamo, dei compensi, e credo che sia un'esperienza, lo posso dire, unica. Soldi. Cioè, ho smesso di lavorare regolarmente, però per vivere, siccome pago un affitto, bollette, devo comunque lavorare almeno 6 mesi l'anno, e questi lavori rendono, per cui io ho deciso di venire qua. Non so se ho fatto bene, vediamo quando arrivano i soldi, però. Credo che le Olimpiadi, lavorare per le Olimpiadi, per questa manifestazione, devo essere serio, vero? Anche no. No. Comunque, ecco, no, credo che lavorare per questa manifestazione capiti a pochi, anche se poi dopo lo diremo alla fine se saremo stati fortunati o no. Non mi piace perché il freddo, la montagna mi dà fastidio. Però vediamo. Niente, praticamente noi sono siti olimpionici dove fanno queste gare, e questi siti devono essere in qualche modo ornati, come posso dire, non so, trovare un'altra parola, decorati. E il nostro compito è appunto questo, di decorare cinzioni, ring, transenne, anche all'interno delle tende allestite per tende mensa, conferenze stampa, cose di questo tipo. E il nostro compito è quello appunto, attraverso striscioni, bandiere, banner, pannelli e altre cose, di rendere queste costruzioni più simpatiche. La cosa che dà fastidio a me è che tutto quello che c'è adesso, o cioè quello che è stato adesso, tutto quello che c'è stato prima è un museo, no? Quindi anche le Olimpiadi sono una sorta di museo sponsorizzato in cui tu paghi il biglietto, hai la possibilità di prima di vedere 2000 sponsor e poi di vedere uno che non sai neanche che cazzo è. Tu sai che l'Olimpiade è un commercio, prima di tutto.
E se il mercato non è favorevole, non hai bisogno di fare una cosa in un mercato che non si compra né si vende nulla. È un bel evento che porta sempre gioia, lo sport è una di quelle cose che riesce a unire i popoli. Ma come fatto sportivo, io da sportivo ne sono molto entusiasta. Come fatto lavorativo mi sembra una grant. Gli sponsor sono quello che adesso fanno girare il mondo, no? Anche se io sono convinto di una cosa, che le persone, ci sono tipi di persone, quelli che non cambiano il mondo, però lo diversificano, e gli altri che lo mandano avanti. Quello che abbiamo noi qua, tra di noi, se tu calcoli la situazione nostra, senza volermi naturalmente fare i cazzi di nessuno, però nessuno di noi ha quello che si definisce un lavoro serio, no? O quello che i genitori, la società ti dice, beccati un lavoro serio, perché la nostra vita è comunque standardizzata. E ci dà la possibilità a fare questi lavori di poter pensare parecchio. No? È un spettacolo per l'Italia, però non sono molto creyente in l'Olimpiada d'inverno. Perché per me l'inverno è una cosa allontanata dalla mia esistenza, veramente. La tua origine? Sì. Da dove vieni? De donde vengo, de mi casa, no? No, del Perù, tu sai che vengo dal Perù. Ma un'esperienza lavorativa alla fine abbastanza divertente, cioè molto meglio di tutte le precedenti esperienze che ho avuto di lavoro, così. No, almeno è un buon ambiente dove lavorare, non si lavora con gente pignola, gente che ti rompe i coglioni, gente che va a vederti problemi dove non ci sono, che ti affida problemi, cose del genere. Lo trovo è buono per lavorare, non lo trovo una cattiva cosa. Ma secondo me le Olimpiadi c'è un investimento grosso da parte della società, dell'Italia, così lo Stato, però è più per dare una visibilità a una zona dell'Italia, però in realtà poi non c'è nessun tipo di guadagno da parte dello Stato, solo questa ribalta qua di Torino, di queste zone. Ma credo che sia un evento straordinario per quanto riguarda l'evento sportivo in sé, sicuramente per quanto riguarda l'operativi, cioè il lavoro che sta dietro le Olimpiadi, era qualcosa che non avrei mai immaginato. Visto da dietro è un po' meno serio. Sì, sicuramente. Dove c'era questa casa, questa baita di montagna costruita solo per le Olimpiadi, piena di questi computer, questi uffici, ma durano 16 giorni, poi non so cosa faranno di questi computer. Infatti magari si riesce a... finiranno da qualche parte, qualche magnone avrà già prenotato. Torino 2006, Passion Free, e dopo si basta, dopo ci sono delle bandiere con degli piccoli sponsor, cioè piccoli nel senso che si vede poco, però sono dei grandi nomi. I cartelli sono appunto olimpici, 5 cerchi, Passion Live Here. E uno dice Torino 2000, l'altro dice... qualcosa in inglese che non lo capisco bene perché devo imparare l'inglese. C'è scritto, parte il simbolo e tutto, c'è scritto Passion Live Here. La passione vive qua. La passione vivi da qui. La passione vive qui è più bello. Torino 2006, Olimpiadi invernali, cioè. E Coca-Cola. Che però non si vede, non si deve vedere. C'è ma non si deve vedere. Vive qui la passione? Ma no, assolutamente. Almeno, secondo me, per noi che lavoriamo, no. Poi,
devo essere, bisogna capire una cosa. Sicuramente dal primo giorno in cui cominceranno le gare sarà tutta una cosa diversa. E probabilmente chi ha lavorato, non dico che dimenticherà quello che ha fatto, però probabilmente quello che ha fatto lo renderà, gli sembrerà meno, come posso dire, meno, no, gli sembrerà più importante di quello che fino adesso recepisce. Secondo me è il motto fatto da qualche minchione, nipote di qualche Sì, coglionazzo. già il fatto che è scritto in inglese, vabbè, però è mondiale, l'evento mondiale, però Che il mattino si è svegliato con Ah, Passion Live vabbè. Sì, perché non lo pone in italiano, che è più bella? Sì, a parte quei due grandi nomi americani, che dopo il resto, cioè tipo Coca-Cola, McDonald's, dopo cos'è che abbiamo? Abbiamo la San Paolo, abbiamo delle aziende che magari non sempre ci ricordiamo. Questi due invece purtroppo ce li abbiamo sempre in bocca. La passione, noi per i soldi siamo appassionati totalmente. Ma la passione è un'emozione, è qualcosa che viene da dentro. La passione è il fare un dato compito con tutto se stessi. Dipende dal punto che tu la guardi, no? La passione dipende. Se fai un appassionato delle donne, un'altra roba, no? Il logo recita The Passion Live Here. La passione vive qua, o è qua, in questo posto qua. Vabbè, non so, qualche genio avrà smacchinato per tirare fuori questo logo. Beh, la passione è l'amore per una cosa che tu fai, che tu senti, che tu vedi e che ti prende, è qualcosa di te. Cavoli, è così la passione. Passione è fisica, è istinto. Per me l'istinto è tutto. In parte è indescrivibile, è una cosa che nasce secondo me in 20 secondi, non è una cosa che tu puoi coltivare, non è una cosa che ti puoi far venire. O ce l'hai a botto, a istinto così, oppure non credo possa esistere. Comunque la passione è una cosa che ti fa fare una cosa senza che tu ne senti né il peso, né senza chiederti perché, senza chiederti il per come. Passione, amare incondizionatamente. De lo che ti piace di più e stai al limite della pazzia, no? Ma passioni ne ho tante, già svegliarsi la mattina è una passione per me. Mi sveglio con la passione nel cuore. Una passione? Esiste in tutti noi. Non ve le dico. Passioni d'amore, no, sì, dipende dai giorni. Ah, dentro di me. Vivono dentro di me, vivono dentro i miei figli e mia moglie, principalmente. Tutte le persone che creano qualcosa devono ritagliarsi uno spazio personale in cui trovare la passione, soprattutto noi che abbiamo questa sfiga di essere in un periodo di uscita dalla preistoria. In tutti i sensi, ce l'ho appassionato io. È difficilissimo appassionarsi per le cose che abbiamo intorno, se chiunque ci pensa, perché quello che ci danno è veramente piatto e di pessima qualità, quindi appassionarci per quello che riceviamo è veramente difficile, cioè non è difficile, in realtà è facile, perché non è impegnativo. L'ultima mia grande passione è il gioco d'azzardo, che mi ha svenato del vil denaro, non eccessivo, ma. Al posto della passione, la gente è attirata dalla cosa semplice, dalla cosa Dal easy, no? disimpegno. Dal disimpegno, esatto. Purtroppo sono un po' carente di passione, sono un po' disilluso dalla vita. Chi mitizza un altro uomo è debole. Il mio eroe. Oh, wow.
qualcuno che si è immolato per qualcosa. E penso che tutti si siano immolati per qualcosa, possibilmente in un momento era vero, però penso che sono tanti eroi sbagliati in questa terra. Eroi, credo che non... la figura dell'eroe non mi sta molto congenita, perché vedo sempre nell'eroe, non esiste eroe senza macchia, non esiste la persona perfetta, non si può andare neanche mai nel ricercare la perfezione in una persona come simbolo. Credo di non averne alla fine di eroi. Eroi non ne ho tanti. Ci sono i supereroi dei fumetti, Superman, Zorro, Uomo Ragno. E Goldrake? Goldrake è un eroe perché aveva i suoi valori e comunque ci stava dentro. Potrei più adarmi a un Lupin. Lupin è molto più sul mio eroe alla fine. Lo è stato per molti anni. Molto immedesimato con la sua Fujiko irraggiungibile. Non ero tifoso di Mazinga, ero più per Jig. Anzi, se dire Jig mi porta indietro, veramente mi smuove qualcosa. Così come faceva compagnia alla Conquista del West o altre serie di telefilm. Zeb McCain era un eroe, no? Mitico. Sì, soliti sogni. È operaio. Sì, gli eroi possono essere quelle persone speciali che fanno delle cose senza chiedere nulla in cambio. No, nella vita. Per lavoro e ricchezza. Quindi o sei operaio o se no non puoi rientrare nella felicità. Chi vive di rendita ma è sempre triste. Il filosofo Pangloss di Voltaire. Nel libro Candido, il quale sostiene che tutto andrà sempre per il meglio alla fine delle finite, no? E l'eroe è relativo, perché si trova un eroe che per te è un uomo che lo dico in spagnolo perché questa cosa non mi sale bene, ha luchato tanto per la causa, però nel cammino ha lasciato tante vite inerte. Allora è un eroe per il pueblo che voleva questa cosa, però è un criminale per l'altro lato, per la madre che ha perso il figlio grazie a questo eroe. Per me l'eroe è relativo. Il mio eroe? Ne ho tanti. L'assoluto, quello che sta in cima a tutti, Bono, degli U2. Non lo so, mi piace come si muove, mi piace come si veste, mi piace com'è e soprattutto mi piace vederlo sul palco e mi piacciono le loro canzoni perché lui comunque suona in un gruppo. C'è un tipo di eroe che per me sarebbe l'ideale, quello che non le ha fatto mai male a nessuno, quello credo che sia un eroe, perché è difficile non fare il male in strada. Ma quando ascolto gli U2 in cuffia... Cioè, io sono buono sul palco, cioè... Può essere che mio papà sia l'unico eroe per me. Alle 3:30, 4 facevano, non so se sulle 3:15, facevano le repliche della Conquista del West. E ascoltare i dialoghi di Zeb McCain erano dialoghi che insegnano, eh? No, perché alla fine l'uomo è uguale, cioè... Non è che tu puoi rendere idolo un uomo... O un uomo arriva a una verità superiore dalla tua, non è sbagliato. Gli uomini sono tutti uguali, alla fine non è che sei luogo comune, perché esistono. Per me possono esistere, per voi o per qualcun altro no. Io qualcuno ce l'ho, però hai capito, è un eroe, ma un eroe. Aiutatemi. È la persona che tratta di mantenere una famiglia o a se stesso senza rovinare il resto, che è un po' difficile.
comunque sono affascinatissimo dal, da quello che è dal mondo femminile. Le donne è la fantasia del, della vita, no? Senza la donna che siamo, niente. Donne, cazzo, comandano il mondo. Le donne lo comandano. Il mio rapporto con le donne è un rapporto non rapporto voluto. Credo è un rapporto di amore verso la donna come, come donna, perché non, non riesco a vivere senza, senza la donna. Però da un lato, adesso sto provando la mia prima esperienza di rapporto duraturo e sto impazzendo. No, beh, il mio rapporto con le donne è sempre stato un ottimo rapporto. Diciamo che fino ai 25-30 anni un po' sofferto per timidezza o per altre ragioni, un po' sofferto, però poi non so, è scattata una molla, credo che scatti un po' tutti e insomma mi sono difeso bene. Splendido, mi piace, mi piacciono tanto, sto molto bene col genere femminile, anzi sì, sì, sto molto bene, ma non solo per un rapporto sessuale, sto proprio bene a... Credo di aver più parte femminile che maschile delle volte, perché ci sto veramente bene insieme, ecco. Pessimo, molto pessimo. Ho fatto un periodo in cui ho cercato donne da sottomettere. Cioè, mi piace atteggiarmi con esse e far sì di farle mie, anche con l'inganno. Un periodo in cui ho cercato donne di rapporto alla pari. Sono diverse, sono più sensibili, io sono una persona sensibilissima, magari più vicina, la mia sensibilità è più vicina a quella femminile, non l'ego, ma la sensibilità, cioè le ragazze hanno delle parti sensibili che sono... Adesso è un periodo che cerco donne mamme che mi guidino un po', ma... Se non fosse per lei che mi ama all'impazzata, che proprio si mette a piangere almeno al minimo che prova a dire guarda ci stiamo per lasciare, l'avrei totalmente stroncata. Cioè non sono fatto da persona fatta per avere un rapporto stabile con una donna. Che non sapevo che cosa avevo, che avevo un tesoro, ma veramente un tesoro inteso come ricchezza e lo stavo... cioè... stavo gettando per chi? Proprio per quello che hai detto, per quello che hai detto te, per la figa, non per la donna. No, non riesco, è quello il mio problema. Sono innamorato troppo di mille donne diverse e ogni giorno ci trovo cose per amare un'altra donna. Una donna al sesso opposto al mio. Anche la mia ragazza, ci sto bene insieme, ma appena vedo un altro culo Ci corro, è impossibile per me trattenermi, cioè... Non... Poi ho deciso invece di dedicarmi alla famiglia, perché non ne vale la pena. E tantissime ragazze, oddio tantissime, nella percentuale delle, tante, ho sempre avuto delle cose, cioè sono stato molto 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 più amico di ragazze che di ragazze, tantissime mi hanno... Anche mie amiche mi hanno insegnato un sacco di cose. Ma nella vita, sì, sono cioè, anche delle persone che hanno capito che ci siamo confrontati, però ho avuto molte più amiche donne che uomini. È una donna... è una cosa che se vuoi diventa una parte fondamentale della tua vita, altrimenti diventa una cosa complementare. Poi ho scoperto invece che avevo una moglie, ma soprattutto ho scoperto cosa voleva, cos'era lei per me. Lei per me e insieme anche alla famiglia. Sì, se non vuoi non... diventa ininfluente. Cioè soprattutto più passano gli anni, più diventi egoista e più... Credo l'unica donna che può avere un posto nel mio cuore sono le mie sorelle e mia madre, che quelle rimarranno sempre, ma per il resto le altre... No, questo non lo dico. Sì, sì, manca tutto senza la donna, perché non c'è senso. Non c'è senso, guardate che no. Non trovo donna brutta mai. Nella mia vita non trovavo una donna brutta. Ma io dico sempre che se dovessi tornare indietro e nascerei donna, bella figa, sposerei un settantenne, lo farei morire di infarto e poi dopo farei una bella vita. È sempre donna, sempre una fiore nella strada, no? Siamo noi il fango e la donna è una fiore. Sempre più spesso ne escono donne che veramente
sanno tenere a testa gli uomini, sia nel campo del lavoro, nel campo della politica, nel campo... No, insomma la donna ci vuole. Ogni tanto a volte fanno anche un po' paura qualcuno. Penso che siamo in un mondo sbagliato, nel senso di... Non è nel mondo sbagliato, sino che è un'idea sbagliata di quello che è la donna. Penso che la donna, prima di che questa cultura dica siamo noi uomini e comandiamo, potrebbe essere che siano le donne le che comandino. Però deve avere un equilibrio tra tutti e due, e quell'equilibrio non esiste. Se la donna passa al frente, può essere che sia più cattiva dell'uomo. Però se l'uomo si mantiene così, mantiene la donna sotto, a una sottomissione che fa paura. A volte anche durante il giorno, più volte. Fortunatamente no. Ciao. Spesso? Ho sempre detto di no, però ultimamente quando mi fermo un attimo e mi giro indietro dico... Lo sono io perennemente, anche se cerco di nasconderlo. Ma forse no, depresso no direi. A meno che la preoccupazione poi dopo ti può dare, può portarti un po' alla depressione. Io sono sempre preoccupato. Difficilmente mi deprimo, però qualcuna volta arriverà, no? Sì, soffro di depressioni croniche che mi prendono. Vuol dire rivisitare tutto quello che ho fatto fino adesso, rivalutarlo, dare un giudizio negativo e avere una finestra offuscata sul futuro. E questo mi porta un po', non di angoscia, però di riflessione, che non so che cosa voglio fare, ecco, veramente non so proprio che cosa voglio fare della vita. Tipo pensare in continuazione a una cosa che non puoi avere o che avevi e l'hai persa o che non raggiungerai mai. La depressione è farsi una colpa di tutto, cercare, credere che tutto ciò che va accanto a te, anche cose che ti vanno bene, ti sembra che non ti vadano bene, sembrare che tu c'hai... stare male, non svegliarsi il mattino e dire cazzo, minchia, perché mi devo svegliare, perché cazzo... Cioè, è la depressione. Non aver voglia di fare veramente niente, non aver voglia di pensare a quello che farai domani o posdomani, posdomani ancora, quello che hai fatto prima, anche se ti è piaciuto fino a 10 minuti prima, in realtà è una merda e piangi. Ma fortunatamente ne sono fuori. Continuare a pensare, a pensare, a pensare, a pensare, a pensare, un sacco di cose. Ma la depressione è quando ti cominci a fare sempre pensieri che sono pensieri negativi, tipo... Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, è più forte di me e quindi rinunci e rinunciando ti senti di non aver dato il meglio di te e quindi sprofondi in ansie, in crisi e... Depressione è una parola grossa perché... Confusione, perché depressione non, alla fine ci gioco intorno e ci sfuggo come al solito e dico che non sono depresso. Oppure depressione, a me capita di essere proprio colpito dall'ansia qua, ansia, proprio non respirare, voler andare via. Proprio il futuro buio, ma non dovuto al passato, dovuto proprio a un'incapacità mia di realizzarmi, ecco. In sostanza sono un inconcludente, non ho mai concluso un cazzo. Perché faccio un lavoro... che non mi piace per niente, però lo faccio, chissà perché lo fa, ma non mi piace per niente. Fortunatamente i quadri, fare i quadri, ma anche fare dei disegni, fare delle canzoni, tante volte toglie questa depressione. Tantissime volte le canzoni sono figlie di questa depressione. Vi spiego perché io sono qua. Io sono, allora,
Io a casa, a Brescia, ho 270 persone che stanno lavorando in varie aziende con un'infinità di problemi e io sono qua perché comunque ho bisogno di uscire dall'ufficio, ho bisogno di uscire da quelle che è il mio lavoro quotidiano e l'esperienza questa, come del resto il Giro d'Italia o altre manifestazioni sportive, mi danno la possibilità di evadere e di essere meno depresso e in quel periodo di avere l'unica mia preoccupazione in quel periodo è in questo caso portare a termine il lavoro affidato per i siti olimpionici sulle cave per cantare, urlare, sentire l'eco che mi tornava indietro e togliere questo buco, la maggior parte delle cose più che io reputo più bello, comunque sono più affezionato, sono sempre figlio della depressione. Per esempio, col giro la mia unica preoccupazione per 25 giorni sono le transenne, non ho altra preoccupazione e quindi mi risollevo un po'. E per fortuna mi vengono, parlavo con un paio di mie amiche, mi dicevo dovresti andare allo psicologo, masturbarti, passa l'ansia, cose di questo tipo, invece se dovessi non essere più depresso, non farei un sacco di cose. Neanche tu puoi mai sapere bene da cosa viene la depressione. Magari tutto il mondo attorno a te gira benissimo, cioè tutto quello che potresti avere, ma ti senti ancora incompleto. Vado a cercare nei vuoti che ho le cose che faccio, che è una ricerca interessante, perché comunque ti conosci. Tantissime volte ho finito un quadro, una canzone, poi dico, cazzo, ma si vede che stavo proprio oceano delle cose che... Cosa vuol dire la depressione per me? È una insicurezza della tua felicità. Ma diciamo che a livelli drammatici forse no, però insomma io non vedo tanta felicità in giro, vedo gente piuttosto pensierosa, vuoi perché hanno problemi economici, vuoi perché hanno problemi familiari, vuoi perché la vita, cioè la società oggi ti porta ad essere un po' così. L'indifferenza totale, esatto, l'indifferenza che c'è è diffusa, non certo a livelli drammatici, però ce ne sono tante di persone depresse. Cosa che ho comprato? Delle arance. Ho comprato? A parte vabbè, sigarette, robe varie che fanno parte ormai della mia vita. Ho comprato un paio di guanti, di sottoguanti, no, di guanti micropile. Ottimo acquisto, 17 euro. Oh, una bella bottiglia di vino prima di venire su con la mia donna. Sì, 15 euro. Qual è l'ultima cosa che ho comprato? Dischi, tonnellate e tonnellate e tonnellate di dischi. Un paio di calzoni da una persona simpaticissima. Ultima, un grande acquisto, mi sono preso un paio di calze da 25 euro. Quello è da scrivere anche, perché non me le sto togliendo da 4 giorni da quanto le ho pagate, quindi... Non compro, cioè compro solamente io dei vestiti di seconda mano 3 volte all'anno, poi compro veramente un cazzo. L'ultima cosa che ho buttato via... Penso dei vestiti, però non li ho proprio buttati, li ho messi in un sacco. L'ultima, penso un mozzicone di sigaretta. Andranno per dei miei conoscenti in Sud America. Buttato via, non butto mai un accidente di niente, però fammi pensare. Buttata via, sono una persona che odia buttare via le cose. Anche perché ne compro tantissime inutile e preferisco rimanerle lì e guardare la mia deficienza piuttosto di buttarle via. L'ultima cosa che ho buttato via? Un diploma da geometra. Ieri sera.
i soldi. Buttato via. Le passature al mattino basta. Come? Come? A Brianzona, al casino? Guardi. No, dai, questo non posso dire. Sono tante cose che non comprerei mai. Non comprerei mai... Non so, qualcosa che tutti dicono che è indispensabile. Non lo so, dipende dalla possibilità che mi danno. Fondamentalmente comprerei tutto. Le cose che non comprerei mai... Cose di valore, gioielli, cavolate del genere, non mi comprerei mai cose, indumenti che costino più di 100 euro, non spenderei mai cose in cose troppo futili così. Che non comprerai mai? Quello che non mi interessa, in questo momento non te lo so dire. Se non butterei mai. Le lettere che ho tenuto via, che ho fatto... Ah, che ho ricevuto, no, che ho ricevuto, no, quello che ho fatto alcune le ho buttate. Però le lettere che ho ricevuto, le ho tutte. Qualcosa che non butterei mai, mai, i miei dischi. I miei dischi non li butterei mai via. Cos'è che non butterei mai? I libri. Mia moglie e i figli. Beh, perché mi piace rileggerli, perché riscopro i momenti che li ho letti e li vivo magari in maniera diversa dopo 10 anni che li ho letti. Ci sono dei libri che li ho riletti anche 7 volte in vari periodi. Che non butterei mai via. Ahimè, la televisione. Il denaro quando ce l'ho lo spendo, tanto. Perché non gli do importanza quando non ce l'ho. In modo tale che dargli importanza quando ce l'ho significa dargli troppa importanza quando non ne ho e ricercarlo continuamente. Denaro. Il denaro, se lo si sa usare in un certo modo, ti cambia la vita. Lei lo sa fare? Fa comodo. No, io non lo so fare, il mio rapporto con il denaro è pazzesco, non ho mai risparmiato in vita mia. Non è importantissimo, ecco, però ci vuole, occorre, ecco. Credo che la cosa più brutta, credo, della società d'oggi sia proprio questo attaccamento con il denaro e il voler succhiare dal prossimo fin quando ce n'è. La trovo la cosa peggiore che ci possa essere. Dinero è cattivo, veramente. Te fa fare tante cose che tu non volesti farla mai. La merda. Non esiste, non c'è niente da dire, bisogna farci i conti tutti i giorni. Purtroppo a me, io credo di essere uno tra i più cazzo di spendaccioni di questa faccia del pianeta. Non so come cazzo farcela io col denaro. Insieme alle donne comanda il mondo. Ecco, ma non è proprio importante la mia vita il denaro, anzi, non ci sono sempre in mezzo a una strada, non è neanche uno. Puoi comprare tutto, qui in Italia, classico discorso retorico, ma puoi comprare tutto, cioè, dai voti, le amicizie, gli interessi, i posti, donne. Però puttana sono andato anch'io per 15 euro, quindi come potrei dirti che sono contro o che mano comprerò? Devo pagare delle cose arretrate, pagando delle cose arretrate ho bisogno di tot di entrate e io ho quei 600 euro che devo sempre tirare su e questo è il valore che gli do. Quando ho tirato su quelli e io ne ho altri 400-500 per o i vizi o qualsiasi altra cosa. Oggi con il denaro... Il desiderio si può comprare. No, la di tutti, però dipende che qual è il mercato. Dipende, se hai un mercato sentimentale che ti compra l'anima, te la compra. Se hai un mercato economico che ti compra la salute, te la compri, te la vendi. Sì, perfettamente. Puoi comprarti una persona e credo che sia molto, molto... frequente, usuale in questi giorni, credo che moltissime persone si comprino, si vendano. Per vivere,
occorre il denaro per pagare una bolletta, per pagare una cazzo di cosa. Però anche lì mi verrebbe da dire la solita frase, l'amore non puoi comprare il denaro, però non è vero, perché anche quello ti guida in certe cose, ti spinge a, magari non so, hai denaro, conosci una ragazza che col tempo magari è capace anche di amarti per quello che sei, e, però l'input iniziale l'ha dato comunque il denaro. Cioè fa la differenza comunque nella vita. Buttarsi via, ne ho viste milioni di persone, ne ho viste, per mia sfortuna, ne ho viste tanto, ho visto tanti giovani con milioni di possibilità, con tantissime cose che potevano fare nella loro vita, buttarsi via nella merda per cazzate. Ho visto persone, un giorno che le riconoscevi ci potevi parlare, una settimana dopo che gli dicevi vatti a riprendere. Con mia moglie ho buttato via per impulso di non riuscire più a raddrizzare il rapporto, di non essere stato capace, mi sono dato le colpe di essere stato capace di raddrizzare il rapporto, ho buttato via un bellissimo rapporto che ho ripreso in mano come amicizia adesso. Tutto, tutto, da qualsiasi cosa, da tutto, 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 tutto. Dal, andando in ordine alfabetico, dall'amicizia allo zibibbo, cioè, cazzo, dimmi una cosa che non si può comprare con il denaro, non credo che non esista. Tutto tranne la felicità. Sì, ma effettivamente è così. Però da lì a dire chi è che quantifica questa cosa, non so, i tempi, la società... Ci si butta via, non ci si vuole più bene, non ci si crede più nella propria persona, è un autolesionismo il buttarsi via, non volersi totalmente male, non capire che alla fine tutto quello che una persona può avere lo deve volere veramente, se non lo vuole veramente alla fine ti autobutti via alla fine. Preferirei non dover comprare, non dover buttare via, una via di mezzo. Due storie importanti durante la mia vita buttate via proprio per il mio scappare, il mio non stare lì sul rapporto, il mio non stare lì su un posto, il mio non stare lì proprio. Se è andata così vuol dire che doveva andare così. No, valore, qualità, no. No, non corrisponde, forse perché ho fatto 10 anni di commerciante e ho capito che non corrisponde. Io forse ho alcune cose che apparentemente non valgono un cazzo, ma a cui do un valore che secondo me è impossibile da calcolare. Ma lo Stato ha dell'oro e tanto oro ha, tante banconote ci sono. Dopo non so se si considerano anche i beni. Cose del genere. Io personalmente ho buttato via delle persone, sì. 2 o 3 persone le ho proprio buttate via a insulti, a calci nel culo. Esisteranno sempre i poveri, esisteranno sempre i ricchi. No? È sempre stata così. E sempre sarà così. Di sicuro non siamo noi che quantifichiamo il valore delle cose, perché se il vero valore delle cose molte volte noi non ci avviciniamo neanche a saperlo, qual è. A me non è che dà fastidio, mi dispiace, perché non è... Perché mi dispiace essere preso per il culo, non mi incazzo quando mi sento preso per il culo, mi dispiace perché alla fine ho le mie certezze, piccole certezze, piccole felicità, piccole sicurezze, quindi quando uno mi fa pagare il formaggio, un pezzo così, 5 euro, mi dispiace perché... per fottere la gente, e quindi gli fotto 2 pomodori appena si gira o le caramelle. Insomma, alla fine è più facile dire che il denaro non ti cambia la vita quando hai il denaro. Ma il bisogno di ricchezza, cioè dipende. Se tutti vogliono una cosa, e questo costa caro. Se ce n'è poco. Se ce n'è poco costa caro, se ce n'è tanto costa meno. La domanda è offerta. Chi quantifica oramai il valore di queste cose a livello vero sono 4 personaggi, 5 personaggi, il mercato che si muove, altre cose. Importante sapere che sei più o meno guidato in tutto. No,
Non faccio l'anticonformista. Qua non voglio entrare molto in politica, però non si riesco a farmi capire. Io sono convinto che il marxismo sia una cosa giusta, però purtroppo sono le persone che non sono in grado di farlo. Buttando via una persona? E sapere che alla fine le tue decisioni sono veramente ridotte al minimo. Soprattutto quando si parla di società e consumi. Da sola sì. Nessuno può votare a nessuno. Però la persona da sola sì si può votare, abbandonarsi a se stesso. Non si possono, ma si fa. Non si può, ma si fa. Lo vediamo tutti i giorni. Buttar via le persone vuol dire dichiarare guerra a uno Stato e farlo fuori. Buttar via le persone vuol dire mancargli di rispetto. Buttar via le persone vuol dire metterle in condizioni di farle poi sentire depresse. Lo si fa. La mia vita non la voterei mai. Veramente. Perché mi piace. È spettacolare la vita che tengo. Perché il denaro ti fa fare, ti modifica il tuo modo di pensare, ti mette anche in condizione di negare, di dire cose che magari non pensi per, che ne so, cioè, purtroppo il denaro oggi è quello che potere. Denaro e potere. Perché mi sentivo in difetto. Si può anche chiedere scusa fingendo per raggiungere gli obiettivi. Perché ho fatto un sacco di cazzate a livello di impulsività. Ti ho predicato prima che sono una persona impulsiva e direttissima, ma non sempre lucido, no? Essendo anche minato da certe parole, pensieri strani, dai giudizi alle persone, non capisci magari i sentimenti che le persone hanno per te, ti sbagli, colpisci inavvertitamente. Mi è anche capitato di tirare papine a delle ragazze. Ciao, sì. Perché ho fatto parecchi errori nella mia vita. Ma perché quando sbaglio, secondo me, siccome credo tanto al rispetto, chiedere scusa è importante. Sì, sempre dico scusa. Perché? Perché ogni volta che vado a fare qualcosa che interrompe all'altro, bisogna fare la scusa, perché non possiamo andare prepotenti sopra l'altra persona. Sì, ho avuto molte occasioni per chiedere scusa. Sono umani. Errare umano, ma è vero? Perseverare diabolico. Perché si sbaglia, non si sa, lo ignoro. Sì. Non troppe volte, però sì, poche volte. Penso che un 80% dell'esistenza di un uomo sia fatta da errori. No, si sta attenti a non sbagliare, però può succedere di sbagliare, si può succedere di trovarsi in una situazione e perdersi e dopo sapere di aver sbagliato. Perché ne ho fatte tante, perché ho combinato mica tante belle cazzate, e non ne vado fiero, ma ne ho fatte proprio tante, cioè. Quindi ho dovuto anche chiedere molte scuse. Ah, perché magari ho commesso degli errori, ma errori di valutazione, penso che sia normale che capiti. Chi sta nel letto, chi dorme, chi non fa niente, non sbaglia mai. Chi si muove corre il rischio di sbagliare,
L'importante è che questo sbaglio non sia, che tu hai la possibilità di tornare indietro e che non hai creato più di tanto, che non hai creato danni più di tanto. L'errore è commettere un'azione che può creare danno ad altri o a se stessi. L'errore è una cosa che non avresti dovuto fare. Perché vai a rompere, ti ho detto prima che quando siamo per essere felice, per star bene, per avere delle passioni, bisogna ritagliarsi dei piccoli spazi senza andare a rompere le palle agli altri, senza andare a minare gli altri. Questo non vuol dire essere chiusi completamente, però se esci, vai a minare uno spazio o e fai qualcosa di sbagliato, è un errore. Sì, io credo moltissimo nel poter imparare da un errore. Credo un po' moltissimo che una persona può imparare da ogni errore che fa. L'importante è imparare a accorgersene. Non credo nelle seconde possibilità, quello di sicuro. Una persona comunque deve imparare il suo errore al primo colpo. Se non impara dopo di quello, diventi recidivo. Cioè, sei fatto così e basta. Non puoi farcela ripigliarti. Più difficile ammettere per me, ammetterlo a me stesso, che ammetterlo di fronte a un'altra persona. Però ammetterlo a me stesso è veramente faticoso e penso che sia la cosa più bella da fare, invece, ammettere di aver sbagliato. L'errore esiste per imparare. Nessuno può sbagliare, nessuno può vivere senza mai sbagliare nella vita. Ma dovrebbero servirci, ma in realtà non ci servono quasi mai. In realtà, cioè, quando tu commetti un errore dovrebbe darti la capacità di non commetterlo più lo stesso errore, ma in realtà ci cadi dentro di nuovo, perché poi ho sbagliato, scusa, siccome non ti ho fatto più male più di tanto, domani non mi ricordo neanche che ti ho fatto male, quindi sono pronto di nuovo a, non è che sono pronto apposta, però sono sempre disposto a ripeterlo. No, il capire perché fa già parte di un'altra, fa già parte della ricerca della felicità di un uomo. Quando uno riesce a capire il motivo della propria di infelicità, è... Telefono. Che grazie, abbiamo finito. Abbiamo finito? Sì. Ottimo. Sì. Sembra che stai parlando troppo serio. Adesso mi rido un po'. Aver scritto provate a venire a vedere queste Olimpiadi. Magari ci si diverte. Magari. No, lo so. No, parlare delle donne è bello, però non parlare sì direttamente di una donna, sino parlare delle donne che sono... Sì, è bello, parlare delle donne. La gamba, il culo, quella cosa interessante della teta. La mirada di quella donna, lo sguardo, no? È spettacolare, i capelli. C'è qualcosa che non ha mai avuto il coraggio di dire che vorrebbe dire? Sì, ma non lo dico certo a voi.